Aspettiamo ancora un paio di minuti, intanto do il benvenuto a tutti. Siamo anche in diretta su Facebook. Mi dice lei quando possiamo partire? Sì. Aspettiamo ancora un minuto. Sì. Allora, intanto approfitto per dare il benvenuto a tutti e segnalare appunto che se volete interloquire con gli speaker, potete usare la funzione di Q&A che trovate in fondo nel menu. Raccoglieremo gli interventi e le domande e le trasmetteremo ai nostri interlocutori. Io direi che possiamo incominciare. Buon lavoro. Benissimo, grazie mille, dottor Figeri. Innanzitutto un ringraziamento al CESPI che ha voluto proporre di fare insieme con noi l'Associazione Italia ASEAN, di cui sono vice esecutivo, questo webinar sulla Thailandia. È una questione che è interessante ed importante. E a tutti quelli che ci tengono a compagnia questo pomeriggio, ringraziarli per l'attenzione che ci vorranno dedicare. Io inizierei ponendomi una domanda forse un po' retorica, e cioè perché è importante capire, osservare e capire cosa sta succedendo in Thailandia. E ci sono tre ordini di motivi. Il primo, che è questo che per molti di noi è un remoto, esotico, esotico ed affascinante, certamente remoto, ma è anche un paese molto importante, grande, più o meno come la Francia, ha 70 di abitanti, è la 22esima economia mondiale, ha un interscambio con l'Italia abbastanza significativo, importante mondiale, ma soprattutto ha nell'ambito di questa associazione di cui è parte l'ASEAN un ruolo molto importante, anche perché fra di essi forse ai rapporti migliori da un lato con la Cina e dall'altra con gli Stati Uniti, che come sappiamo sono gli attori geopolitici che su quell'area hanno peso maggiore insieme con questo medesimo agglomerato di paesi che sono appunto quelli dell'Asia. Quindi è importante in se stesso, ma è importante in quanto paese fondatore dell'ASEAN. Di nuovo un'associazione che è nata, sì, 53 anni fa, si è mossa lentamente all'inizio, ma una vera e propria una comunità con tre pilastri, di cui uno è quello economico, un altro di economia economico, ed è soprattutto, lo è diventato alla fine del 2015, un enorme mercato comune, un mercato comune che, nel quale operano 650 milioni di che è già un'economia nel suo insieme. Quindi per i libri mondiali, soprattutto in quella zona indo-pacifica, che sempre in più sta diventando importante
nelle dinamiche mondiali, un ruolo molto, molto importante. E è importante la Thailandia per gli interessi italiani, perché l'ASEAN nel suo insieme, in particolare la Thailandia, hanno dimostrato negli ultimi 50 anni un dinamismo straordinario, un dinamismo economico, ma anche politico e sociale. Ha avuto dei tassi di crescita costanti per oltre 50 anni. Pensate che dall'inizio, da quando fu fondata ad ora, il reddito di questi paesi si è moltiplicato per 33 volte. Ha delle dinamiche demografiche molto importanti, ha una classe urbana che può, per l'Italia, appunto, rappresentare una destinazione che certamente è poco esplorata, ma che, se viene opportunamente coltivata, può certamente dare dei frutti molto, molto ricchi. Di questo si è reso ben conto il governo italiano, che è riuscito a conseguire per l'Italia lo status di development partner dell'ASEAN, il che vuol dire avere dei rapporti privilegiati con l'insieme dei paesi ASEAN. Si basa su una d'azione che quindi apre delle prospettive molto, molto importanti dal punto di vista, una piattaforma per intensificare le relazioni e gli scambi dell'Italia con questi paesi. In questo quadro, la Thailandia è certamente paesi più dinamici, anche più autorevoli. Ricordiamoci che la Thailandia è un paese che non ha mai conosciuto la colonizzazione, di cui i thailandesi vanno molto fieri, e contrariamente a quello che è successo invece per tutti gli altri paesi che ora sono nell'ASEAN. È stato uno dei paesi, uno di quelli che per primo ha capito che l'ASEAN sarebbe stato un fattore di stabilità e di sviluppo e di consolidamento delle nuove indipendenze che uscivano dal periodo post-coloniale. Adesso però, tutto questo detto, è importante guardare quello che succede in Thailandia. La Thailandia certamente non dà di se stessa da qualche tempo una impressione, non so se mi sentite ancora, stessa un'impressione confortante, perché è posto in paese dal 2014 un regime militare. La Thailandia è in subbuglio. Che cosa succede? Che cosa succederà? Credo che non sia chiaro, per la verità, credo che meglio di me potranno poi dire i nostri analisti che sono presenti in loco e che quindi sono a vedere quello che succede, almeno nel descrivere, fare previsioni, ripeto. Vorrei però proporre una mia considerazione che ho maturato quando ero ambasciatore in quei paesi e anche a seguito dei recenti sviluppi. Il paese che si in cui il motivo per cui affascina suo stato fra la e questo lo fa in una maniera mirabile. Chiunque arrivi in Thailandia vede i grattacieli, il traffico, la dinamicità, queste zone industriali che per l'esportazione, che sono effettivamente molto efficaci e efficienti. Cito sempre il fatto che quando ci fu un'inondazione, mentre io ero ambasciatore, il prezzo dei personal computer aumentò, perché essendo fanno funzionare computer e non potendo più produrli, i prezzi aumentarono perché loro non immettevano più questo loro prodotto, che è un prodotto tecnologicamente all'avanguardia. Quindi abbiamo questa modernità, ma d'altra parte abbiamo anche queste affascinanti tradizioni e aspetti, in qualche modo, come dicevo prima, esotici. Questa, da un lato, è un grande asset, no? Dall'altro, per la Thailandia è anche un grosso problema. È perché questa contraddizione fra moderno e tradizione, che affascina l'osservatore
così casuale, di fatto poi si ripercuote in come si sviluppa il paese, in come vive questa sua modernità il paese. In qualche modo è una cosa che, mentre la società procede verso la modernità, le sue tradizioni in qualche modo le impediscono di avanzare. La modernità certamente spinge soprattutto le nuove generazioni, le generazioni, la middle class borghese urbana e in modo particolare le giovani generazioni, a voler superare questa situazione di paternalismo politico che vige in Thailandia per tradizione da sempre. Tra l'altro questo paternalismo politico comporta anche una sottomissione all'autorità costituita tradizionale. Tutto questo funzionava molto bene, o funzionava abbastanza bene, fin tanto che c'era un re per 70 anni che ha regnato e che quindi aveva un'autorevolezza, era amato dalla sua popolazione in maniera tale per cui certamente questa sottomissione o questa quasi adorazione del re era accettabile per molta parte della popolazione. Quando c'erano le manifestazioni e si vedevano quelli che si chiamano le camicie gialle, cioè i sostenitori della monarchia, era un fenomeno genuino, perché la gente veramente amava la persona del re, che tra l'altro aveva consentito a questo paese di traghettare 70 anni di storia, la guerra fredda, la guerra in Vietnam, lo sviluppo economico, la crisi del 97 dei tigrotti asiatici. In qualche modo il re, un po' lasciando le briglie, un po' tirandole, era riuscito a far avanzare il paese, pur attraverso, non è un caso, tutte quelle 16 o 18 colpi di Stato che ci sono stati, ma quel re aveva l'autorità, l'autorevolezza di tirare le redini quando non serviva più. Come e quando si inizia questa situazione? Verso la fine degli anni 90, quando il partito di un magnate locale che si chiamava dottore Taksin, riuscì a vincere le elezioni. Le vinse, le rivinse, perché effettivamente la gente votava per lui, era riuscito a sdoganare tutta la classe, diciamo, rurale della Thailandia, che era sempre stata tenuta ai margini della vita sociale e politica thailandese. Attraverso questo partito aveva trovato un modo d'espressione e si era quindi potuta affacciare sul l'agone politico thailandese, però ogni volta che vincevano le elezioni venivano di nuovo in qualche modo cacciati, un colpo di Stato, oppure un rimaneggiamento delle alleanze politiche. Questo partito era molto mal visto anche più aperte, più moderne, urbane, perché si poneva in netta contrapposizione con le tradizioni e con la monarchia. Le classi moderne urbane, anche le più aperte, le più progressiste, continuavano a conservare questo rispetto. L'ultima manifestazione importante di questo partito si ebbe appunto con il governo della sorella Yingluck di Taksin, e poi che fu poi rovesciato da questo colpo di Stato e da cui non si è mai più tornati indietro. Quello che succede adesso è, e lì bisogna vedere che cosa succederà, non sono più i seguaci di Taksin, non sono più le masse, come dire, rurali, dei contadini che si riversano nella capitale per protestare, sono bensì i giovani, gli studenti, i giovani intellettuali, i figli di quella classe media, urbana, che non aveva avuto il coraggio di fare quel passettino in più. Quindi si crea in questo momento una situazione politica del tutto nuova e bisognerà vedere, e io qui mi fermerei, se ci sarà mai una saldatura che possa poi portare a delle coalizioni che possano
reggere democraticamente il paese fra questi nuovi emergenti protestatari di classe media e intellettuale con quell'altra invece componente dell'opposizione all'elite che è pur sempre la seconda formazione politica rappresentata nel Parlamento. Quindi una situazione in cui credo nessuno azzarderebbe a fare delle previsioni. Io una la voglio fare se non fosse altro che come auspicio, e cioè che queste manifestazioni, che questa rivolta, diciamo, della gioventù non venga soffocata con la violenza. E spero di non sbagliarmi, in fin dei conti quel primo ministro, 10 furono delle manifestazioni molto molto importanti che durarono per più di un mese, riuscì a concludere la vicenda, diciamo, non senza violenza, ma senza delle rappresaglie, delle repressioni estremamente troppo troppo in quella direzione. Quindi questo spero possa essere un buon auspicio, ma naturalmente il futuro, come si sa, è nelle mani e nel grembo di Giove. Io con questo avrei finito e passerei la parola ai nostri due giornalisti che stanno in Thailandia. Inizierei con Raimondo Voltrini per chiedergli come vede lui le cose, cosa vede che sta succedendo e cosa ne pensa. Grazie. Buonasera. Allora, la situazione della Thailandia l'hai descritta abbastanza bene. Ovviamente mancano dei dettagli che rendono, diciamo, la cosa magari o drammatica o meno drammatica di quello che sembra. Il problema è che nessuno riesce a ipotizzare quello che potrebbe uscire da questo movimento. Possiamo solo vedere quello che è successo prima. Ecco. E quello che è successo prima è che ogni movimento, anche il più forte, il più potente, come quello che hai citato, i Thaksin, eccetera, non hanno finito la loro storia, diciamo, in maniera ideale, così come l'avevano cominciata. Se arriviamo al 32, eccetera, ma insomma, prima di parlare di questo magari ne riparleremo, perché sono cose importanti. Ma intanto la situazione qual è? Gli studenti per il momento stanno in una sorta di pausa, aspettando che, insomma, dall'altra parte adesso si agitino le cose. Dall'altra parte significa e il Parlamento, che è riunito in questi giorni, che poi si rivedrà il 1 novembre, già pure loro si sono presi un'altra lunga pausa, e il primo ministro, che ha già detto che lui non si dimette, insomma, che è una delle principali richieste. La prima delle richieste era stata all'inizio di sciogliere il Parlamento, quindi sciogliere il Parlamento significava comunque rifare un governo, e poi loro hanno chiesto esplicitamente le dimissioni di Prayut, Chanocha, che è il premier ex generale golpista, il premier ha risposto che non ci pensa per niente, che è molto pericoloso, ha detto sostanzialmente, pensare che, diciamo, delle forze straniere possano intervenire nel contesto thailandese, e noi non lo permetteremo. Quindi ha fatto sua una dichiarazione, una tendenza che già c'era nel movimento filorealista, diciamo, in qualche modo, e degli ammatte, o come diciamo, l'elite, l'aristocrazia degli affari thailandese, di avere in qualche modo un potere, no, su tutte diciamo, le vicende che si stanno svolgendo in questi giorni. Quindi questo scontro tra queste due anime, l'elite e questa nuova rivoluzione, tra virgolette, di popolo, che riprende anche il nome da quello del Partito del Popolo del 32, ecco che noi vediamo un insieme di cose che ci portano a capire che lo scontro non è facile, e se ci basiamo sul passato, la maggior parte dei casi è intervenuto l'esercito. E se invece ci sarà qualche luce che in qualche modo darà un po' di chiarezza in questa situazione, allora può darsi pure che le cose non finiscano come potrebbero finire, quindi
con delle repressioni di piazza, di nuovo, perché i giovani hanno detto che non desistono fino a che lui non si dimette. E Prayut ha detto che non si dimette. In Parlamento ha detto, oltre che non si dimette, che appunto ci sono delle possibilità di interventi stranieri, quindi noi sappiamo a chi si riferisce ad Hong Kong, quindi alle manifestazioni che ci sono state contro la Cina, e anche lì c'è stato l'intervento americano, tra virgolette, perché gli americani hanno sostenuto comunque il movimento di Hong Kong, e così pensano che stiano sostenendo il movimento thailandese. Ora io non so quanto sia vero, io ho scritto anche un lungo blog dove ho cercato di spiegare che il movimento degli studenti di oggi, eccetera, è un movimento molto spontaneo, anche se organizzato, anche se ha avuto dei supporti politici, sicuramente, però è molto spontaneo perché questi giovani sentono fondamentalmente tutto quello che dicono. Loro all'inizio non avevano un atteggiamento antimonarchico, me lo ricordo benissimo, perché c'era una piccola minoranza che chiedeva la riforma della monarchia insieme appunto alle dimissioni di Prayut, lo scioglimento del Parlamento e una nuova Costituzione. Poi invece questa minoranza è diventata maggioranza quando una ragazza che si è soprannominata Rung e un altro studente della Thammasat University lessero quei famosi 10 punti di riforma della monarchia, che sono una rivoluzione certamente mai provata in tutta la storia del regno. Quindi diciamo che in questa situazione questa è la grande novità, cioè non c'è mai stata una sfida così diretta al re. Non solo, ma abbiamo visto purtroppo anche in situazioni di tensione che per fortuna non hanno portato drammatiche conseguenze, però i giovani hanno tirato addirittura giù ritratti del re, hanno usato espressioni molto pesanti. C'è una foto che ormai, se non è una fake, come non sembra, fa vedere che mentre la regina passa con la sua Rolls Royce in mezzo al corteo, per un errore misteriosissimo, si vedono dei giovani non solo che fanno il saluto delle tre dita, ma fanno un gesto con un dito solo, che era molto 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 volgare. Tant'è vero che 3 persone sono state accusate di danno alla regina, quindi cioè anche di minaccia fisica. Ecco. Quindi il re in questi giorni si sta comportando in un modo che certamente fa capire che nemmeno lui, come Prayut, ha nessuna intenzione di cedere a questo movimento di ragazzi. Ieri è andato in visita in un posto dove c'erano ovviamente molte persone prostrate sui piedi, nelle fotografie, eccetera, con un uniforme militare verde scuro, aveva fatto anche altre cose, insomma, un po' provocatorie. Per esempio, dire a un sostenitore della monarchia, un vestito con la maglietta gialla, che è il colore del re, che portava un ritratto del re e della regina sulla testa, è stato riconosciuto, è andato vicino al Palazzo Reale, o l'hanno portato, insomma, è stato riconosciuto dalla regina, il re era molto contento e gli ha detto: bravo, sei stato molto coraggioso, grazie. Queste battute sono state riprese poi su striscioni e durante canti dagli studenti che si erano riuniti di nuovo nel centro commerciale di Bangkok, quando sono stati appunto arrestati gli altri studenti, i loro leader, e Prayut poi in televisione ha detto che non si dimetteva. Allora hanno cantato di nuovo appunto: bravo, grazie, siamo contenti, insomma, che come stai dalla nostra parte. Quindi voglio dire, ora tutto questo come evolverà in un prossimo futuro? Certamente agli studenti interessa poco il dibattito parlamentare, anche se sta diventando drammatico, meno drammatico quasi. Un parlamentare si è tagliato un braccio con un coltellino, poi è stato recuperato, gli hanno dovuto mettere dei punti. Insomma, per dire: faccio questo gesto perché non voglio che sia ferito nemmeno uno studente. E lui è
membro del partito d'opposizione del Pue Atai, che è una delle tante reincarnazioni dei partiti di Thaksin, il più grosso in Parlamento, ma non in grado ovviamente di condizionare o almeno ancora prossimi esecutivi. Ecco, quindi diciamo questa è la situazione un po' drammatica del Parlamento. Poi c'è stato di nuovo anche il portavoce del governo che ha detto grosso modo le stesse cose di Prayut. Questa situazione è drammatica, non possiamo permettere che questi qui aboliscano la monarchia, praticamente ha detto, perché questi giovani vogliono la Repubblica, ha detto il portavoce del governo. Quindi ecco, in questo momento la situazione è quasi esattamente, non c'è l'esercito, quasi esattamente come quella delle camicie rosse del 2010, quando invasero il centro di Bangkok, e ho visto e ricordo benissimo le frasi che mi dicevano questi ultimi che stavano lì a Bangkok, sapendo che l'esercito stava arrivando, quindi che poteva caricarli, avevano i bambini con sé, erano accampati in queste strade del centro dove di nuovo ci sono le manifestazioni di oggi, e loro mi dissero noi siamo pronti a sacrificarci. Io non ci avevo creduto molto, perché infatti appena sono arrivati i soldati li hanno caricati sui camion, sono andati via senza fare troppe, diciamo, dimostrazioni o proteste o sacrifici, che poi in realtà in Thailandia sono considerati inutili, perché voglio dire, tutti cercano di evitare lo scontro fisico e l'uccisione, perché alla fine, se vediamo durante tutte le rivolte degli anni passati, non ci sono mai stati molti morti rispetto, voglio dire, a rivoluzioni che conosciamo, e dal Medio Oriente per non parlare di altri paesi. Quindi c'è nella religione buddista un freno morale ad utilizzare un certo tipo di forza, ma la forza degli Ammat, dell'elite, questa è come la vogliamo chiamare, è così importante, così imponente, che è molto difficile, no, che una forza anche di piazza così riesca a scalzarli. È possibile che cambino un governo, si adattino come i camaleonti alle nuove situazioni, e poi dopo ritorneranno, come hanno sempre fatto, al potere loro. Spero di non essere stato troppo lungo. Grazie per questa tua... Sì, perfetto, benissimo. La parola è... Hai ricordato il 2010? No, che... come dire... come una spada di Damocle, cioè può essere... la repressione, ma non possa ripetersi. Comunque, spero soprattutto. Passo la parola al dottor Ussic, che ci dia il suo punto di vista, il suo punto di osservazione. Grazie. Buonasera, buongiorno, anzi buon pomeriggio per voi che siete in Italia. Allora, sicuramente un momento storico molto interessante in Thailandia. Il mio intervento lo farò partire cercando di colmare il vuoto, diciamo, che non è stato ancora descritto tra il golpe del 2014 e ora. In molti mi hanno chiesto perché queste proteste stanno succedendo ora e non qualche anno fa. E ci sono diversi motivi, ma per fare un piccolo background storico, appunto, il golpe del 2014 di Prayut Chan-o-cha ha in sostanza mandato a casa il governo della sorella di Thaksin, in Lak, che era l'ennesimo governo del campo di Thaksin, diciamo. E da allora è stato molto determinato Prayut nel tenere il potere. Aveva promesso all'inizio di andare a elezioni dopo un anno. Le promesse non sono mai state mantenute, sono state rinviate. Alla fine si è andati a elezioni l'anno scorso, ma si è andati a elezioni solo dopo che in sostanza la giunta militare ha truccato le regole in tutti i modi, riscrivendo anche una costituzione che in sostanza garantisce il potere delle forze armate, perché al momento abbiamo un Parlamento di due camere, 500 deputati e 250 senatori. I 250 senatori non sono eletti, quindi un terzo del Parlamento è nelle mani dei militari di fatto. Ci sono state anche altre restrizioni, sospetti brogli, cambi in corsa della legge elettorale, dei conteggi, dei voti, in qualche maniera l'hanno fatta molto sporca. Questo è coinciso anche con l'emergere, l'anno scorso, negli ultimi due anni, di un partito completamente nuovo, che si chiamava Nuovo Futuro,
e che in sostanza è stato fondato da un magnate quarantenne di ottima famiglia, ovviamente di una famiglia molto ricca, ma che in qualche maniera ha svegliato una generazione di giovani, perché ha proposto, era in sostanza una presenza completamente nuova nel panorama politico thailandese, che è un panorama politico onestamente di dinosauri. Tutti uomini, età media 70 anni, molti generali, lo stesso Thaksin, per quanto abbia risvegliato appunto le classi rurali, è comunque un uomo ora di quasi 70 anni. Quindi in qualche maniera una stasi politica che si notava da tempo, un paese che non riusciva a rinnovarsi. In questo panorama è stato fondato questo partito, Un Nuovo Futuro, da un uomo di 40 anni, che ha proposto in sostanza idee progressiste per la Thailandia, ispirate alle democrazie europee e, tra le varie cose che ha proposto, anche una forte limitazione dei poteri dell'esercito. Quindi da subito ha scelto la strada quasi dello scontro, diciamo, almeno dal punto di vista delle idee, con l'esercito. Questo partito è stata una sorpresa enorme alle elezioni del 2019, ha ricevuto oltre 6 milioni di voti, 18% della popolazione, in particolare tra i giovani ha completamente sfondato, è diventato in sostanza il terzo partito in Parlamento. E neanche un anno dopo, lo scorso febbraio, è stato sciolto dalla magistratura, ennesimo caso negli ultimi 20 anni di partiti che non sono allineati con l'establishment e che vengono sciolti con pretesti che non mi vado neanche a raccontare. Questo è successo lo scorso febbraio e non è un caso che le prime proteste degli studenti siano iniziate proprio dopo quello scioglimento. Poi c'è stato, diciamo, un intervallo di 4-5 mesi tra il Covid, c'era un mezzo lockdown, quindi tutto uno stato d'emergenza che è stato prolungato per mesi, si diceva anche appunto per limitare le proteste degli studenti. Poi quando è saltato il tappo dello stato di emergenza del Covid, perché questo paese all'economia in ginocchio per il Covid, ma semplicemente perché non apre agli stranieri. I casi di Covid qui sono zero in sostanza, quindi ora nessuno ha paura di uscire. Però diciamo le proteste sono iniziate di nuovo a luglio e sono ancora in corso. Questo è chiaro che in qualche maniera i giovani hanno capito, cioè lo scioglimento per via giudiziaria di Nuovo Futuro è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in qualche maniera ha fatto capire ai giovani che questo non è un paese per giovani, in qualche maniera. Questo coincide anche con una crisi economica, con opportunità ovviamente più limitate anche per la classe media, con un costo della vita che sta aumentando, ma in generale questa sensazione che non c'è speranza di cambiare questo paese, che il paese rimane fermo in mano appunto a dinosauri, se non a veri e propri generali, mentre il resto del mondo va avanti, la consapevolezza ovviamente accresciuta di questo, che viene anche dai social media, l'esempio stesso di Hong Kong in qualche maniera contro il potere autoritario della Cina, tutto questo ha contribuito a far crescere una consapevolezza politica tra i giovani che mancava veramente fino a pochi anni fa. Io insegno, oltre a fare giornalista, insegno anche in università, la Mahidol, che non è la più politicizzata, diciamo. Ci sono altri, diciamo, il grosso degli attivisti, per esempio, di questo movimento viene dalla Thammasat, che è un po' l'università dove si studia giurisprudenza, scienze politiche. Ma in qualche maniera anche tra i miei studenti, che hanno 18 anni e vengono da famiglie non politicizzate, ho notato negli ultimi anni un interesse cresciuto, che diventava più grande verso la politica. Se menzionavo Prayut 5 anni fa, vedevo che c'era disinteresse. Poi pian piano ho notato una certa irriverenza, cominciavano a scherzare, a prenderlo in giro. E ora, in sostanza, diciamo che un 10-20% degli studenti segue ed è assolutamente sveglio, cioè arrabbiato anche per la situazione. Ho detto 10-20%, stima mia. Lo dico perché in qualche maniera tutto quello che sta succedendo è enorme dal punto di vista della Thailandia, c'è un clima, diciamo, un clima pre-rivoluzionario tra i giovani. Però voglio anche dire, non sono tutti giovani. Questo rimane un paese dove tradizionalmente per decenni la monarchia, le forze armate, l'establishment sono riuscite a far passare il messaggio che la politica va lasciata a chi di dovere, che vuol dire l'establishment, che vuol dire the good people, come dicono loro, con D. Quindi in qualche maniera, chissà,
chi ha i soldi, chi è in posizione di potere, c'è tutta una struttura gerarchica anche della società, insomma, che parte dalle stesse famiglie ai villaggi, che in qualche maniera porta l'uomo forte a fare gli interessi di chi è sotto di lui. Quindi tradizionalmente il thailandese medio è politicamente apatico, in qualche maniera lascia fare all'uomo forte, specie se l'uomo forte difende la monarchia, dato che in qualche maniera l'identità thailandese è stata sovrapposta all'amore per la monarchia nel corso di decenni, quando governava, quando era sul trono ancora il re Bhumibol. In qualche maniera questa sovrapposizione tra l'amore per la monarchia e l'essere thailandese è ancora molto potente per la popolazione. Quindi tradizionalmente questa è una popolazione politicamente apatica. Il fatto che si stia svegliando, anche se il 10-20% degli studenti, è enorme, non deve deludere chi sta in Europa e dice: ah, ma sono solo il 10-20%, è tanto. Però questo vuole anche dire che, per quanto siano ammirevoli, per quanto le loro idee e il loro coraggio siano sicuramente ammirevoli, in questo momento io temo che per loro che non abbiano ancora la massa critica per veramente raggiungere gli obiettivi che si sono preposti, che sono enormi, cioè vuol dire in sostanza rifare il paese da capo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel breve termine io non sono molto ottimista per quanto riguarda l'esito di queste manifestazioni, perché gli interessi che questi ragazzi hanno contro sono enormi dal punto di vista istituzionale. C'è una Costituzione che in sostanza dà un terzo del Parlamento in mano ai militari. I militari non la vogliono riscrivere quella Costituzione, e il re, che tra l'altro ha anche fatto cambiare alcune parti della Costituzione accentrando ancora più poteri su di lui, sicuramente non la vuole cambiare. E quindi ci sono ostacoli istituzionali, ci sono ostacoli economici, perché oltre ai militari, questo è un paese dove l'economia è nelle mani di 10 grandi famiglie che in sostanza sono a braccetto con i militari, con la monarchia, quindi c'è un fronte comune, un interesse, interessi costituiti da mantenere da chi ha il potere che non vuole lasciarlo. Quindi questo vuol dire, per esempio, che è impensabile in Thailandia che, per esempio, un business, un'azienda prenda le difese dei giovani magari con delle pubblicità a progresso, che ne so, non possono farlo, perché se lo fanno sono tagliati fuori dai giochi di potere e dai finanziamenti di chi di dovere. Quindi ci sono interessi politici, istituzionali, economici enormi. E la situazione, per quanto ammirevole, appunto, non è di 500.000 persone che assediano il palazzo del governo. A questa manifestazione, alla più grande manifestazione, sì, ci sono state oltre 50.000 persone. Era una domenica, però è difficile sostenere decine di migliaia, proteste di decine di migliaia di persone giorno per giorno, specie durante la settimana. Quindi nel breve termine io credo che il governo non ha neanche bisogno di reprimere con la forza, come nel 2010, queste proteste, perché di fatto la pressione nelle strade è minore rispetto a quell'epoca, ed è da vedere se crescerà, perché ovviamente li stanno anche prendendo un po' per stanchezza, secondo me, in qualche maniera, aspettando che la cosa si sgonfi da sola. Quel che temo è che nel breve, se le proteste andranno avanti, ci saranno atti di violenza che possono essere oscuri, misteriosi, la bombetta che esplode qui, i balordi monarchici magari assoldati da qualcuno che tirano qualche sprangata a qualcun altro. In qualche maniera ho paura che, se le proteste vanno avanti ancora per settimane o mesi, si potrebbero arrivare a tattiche sporche da parte dell'establishment per non mollare il potere, perché la soluzione del compromesso non esiste, cioè non è sul campo. In qualche maniera è come due universi che non possono avere un dialogo. Oggi c'è stata una richiesta, un Parlamento che in qualche maniera ha abbozzato una commissione per la riconciliazione, ma sono cose che si vedono ogni volta in Thailandia quando c'è una crisi del genere. Riconciliazione vuol dire l'establishment che cerca di prendere tempo in qualche maniera per far capire che devono rientrare nei ranghi, cioè non c'è un tavolo, non c'è un meccanismo di dialogo che possa risolvere questa crisi. Quindi nel breve termine io non credo che queste proteste porteranno a molto. A lungo termine però cambia moltissimo, secondo me, perché abbiamo una generazione, e anche se non è il 100% dei ventenni, ma comunque tanti,
che in sostanza si è svegliata. Ha capito che per decenni questo paese, e quindi i loro genitori e i loro nonni, sono stati presi in giro da una propaganda che gli ha venduto per vere cose che sono fuffa, sinceramente. E quindi c'è uno scontro generazionale anche all'interno delle famiglie, dove i giovani in qualche maniera dicono: ma non capite che ve l'hanno raccontata per anni? Cioè, come potete dare fiducia a questi militari? E dall'altra parte abbiamo invece una generazione di più anziani che invece dice ai giovani che hanno subito il lavaggio del cervello in qualche maniera. Quindi veramente sono due segmenti della popolazione che non comunicano. Ma il fatto che ci siano così tante persone di 20-25 anni che in sostanza hanno capito che tutto questo, tutta la storia che gli hanno raccontato è non vera, vuol dire che in qualche maniera non ci crederanno più. Quindi quando avranno 40 anni non è che ci crederanno di nuovo, e avranno figli, che ovviamente non ci crederanno neanche loro. Quindi in qualche maniera a lungo termine le fondamenta della monarchia thailandese si stanno erodendo in fretta, davvero in fretta. E probabilmente lo sanno anche, però stanno combattendo una battaglia in sostanza per non mollare nessun centimetro. Non sembra l'establishment della monarchia avere un programma di lungo termine, perché fondamentalmente è un'istituzione che si basa su una base di consenso, con strumenti e con simboli e con tutto un baradan di potere che è obsoleto, che non appartiene al 2020 e non apparterrà neanche al 2030, 2040. Finisco qui. È affascinante a lungo termine vedere come questo evolverà. Nel breve termine temo purtroppo che si sgonfierà prima o poi, però a lungo termine è veramente interessante. Grazie mille dottor Ursic, e passo la parola al professor Andornino dell'Università di Torino, prego. Grazie ambasciatore, grazie al CESPI e all'Associazione Italia-ASEAN per aver organizzato questo momento di confronto. Il mio è un commento, diciamo, di carattere internazionalistico, quindi mi riallaccio a quanto è stato detto dai tre relatori che mi hanno preceduto con due considerazioni. È stato menzionato anzitutto il ruolo di Hong Kong e in generale il collegamento che si coglie e che viene enfatizzato in particolare sui social media rispetto alle linee di faglia, che sono due forse, una generazionale e una politica, che si riflettono nelle dinamiche all'interno della Thailandia e nella regione ad amministrazione speciale di Hong Kong. Perché il caso, diciamo, hongkongino, chiaramente quello che emerge in modo più evidente è la dinamica di tensione tra una richiesta di maggiore autonomia o di tutela di un'autonomia che sarebbe garantita dagli accordi dell'84 per quella realtà hongkongina rispetto alla diciamo omologazione o all'asserzione di una certa con una certa energia di dominio politico da parte della Cina, sotto cui pure Hong Kong sta. E quindi è facile creare un parallelo con proteste che hanno una natura di forte polemica nei confronti delle istituzioni politiche thailandesi, che ci sono state così ben diciamo illustrate negli interventi di chi è sul posto. C'è però una dimensione anche generazionale, e anche qua se ne è parlato nel caso, ne sentivamo proprio poco fa, nel caso thailandese, ma a Hong Kong non è meno rilevante questo aspetto, cioè l'idea che la generazione più giovane, e credo che qua suoni qualche campanella anche in Italia, si trova necessariamente ad affrontare un orizzonte futuro che appare irrimediabilmente compromesso. Cioè il tema, si parlava di compromesso nel senso di portarsi su posizioni comuni, ma c'è un altro modo di intendere questo termine, no? Compromesso nel senso che non c'è più una parvenza credibile e realistica di indirizzo, di orizzonte che questi giovani possono considerare proprio, cioè avere una ownership su quello che è il destino in cui loro si troveranno a vivere. E questo accomuna entrambi, gli hongkongini evidentemente per motivi politici, ma anche per motivi sociali ed economici, perché la città di Hong Kong in generale, quell'area in particolare, è particolarmente problematica dal punto di vista delle opportunità economiche e di costruzione di una vita che valga la pena di essere vissuta. Quindi in questo c'è un parallelo importante. Invece eminentemente politico è il parallelo, è anche abbastanza, diciamo così, strumentalizzato,
con un'altra parte di Asia che è molto al centro di questa dinamica, perché l'altro soggetto coinvolto è Taiwan, dove invece la dimensione della rivendicazione generazionale rispetto alla generazione precedente è meno presente, ma si coglie questa eco molto forte di sostegno, di solidarietà si vorrebbe che parte della società taiwanese tributasse nei confronti delle proteste in Thailandia. E qui la dimensione politica invece è veramente preponderante ed è una dinamica di solidarietà la cui genuinità io non sono in grado di valutare, devo essere sincero, da semigiovane e da liberale mi farebbe piacere pensare che fosse interamente genuina, ma da politologo devo pormi, diciamo, dei problemi a riguardo, perché una delle persone, mi ha molto colpito questo, che hanno sui social media preso una posizione sfumata, ma insomma si è notata, è stato niente meno che il vicepresidente di Taiwan, che in un suo tweet tempo addietro ha utilizzato un hashtag, quindi come un contrassegno di riconoscimento, che è quello che lega, che si vuole che leghi queste tre realtà, la cosiddetta alleanza del tè al latte, no? The Milk Tea Alliance. E quindi mi ha grandemente stupito vedere il vicepresidente di Taiwan twittare con questo hashtag in particolare, perché crea, e in questo senso certamente politicizza, un flusso d'opinione che, ridotto ai suoi estremi essenziali, prevede sostanzialmente il sostegno di quelle società civili, là dove possono esprimersi, a favore di quelle società civili che lottano per potersi esprimere anche esse o per poter asserire il loro protagonismo politico. Queste sono le tre realtà in cui accade. Una che è, diciamo, in forma sostanziale, indipendente, cioè Taiwan, dove la società civile ha appena riportato alla presidenza una donna espressione di un partito progressista, in palese contrapposizione con una Cina che reclama Taiwan come propria, dove invece evidentemente la situazione politica, il regime politico è totalmente diverso, un regime autoritario molto stretto, una realtà dove queste guarentigie liberali si sono affievolite, che è quella di Hong Kong, con grande tensione nazionale e internazionale, è una realtà dove già da molto tempo queste guarentigie sono fievoli e sono in realtà represse e oppresse, che è quella thailandese, e dove però appunto c'è un movimento per il recupero di spazi alle nuove generazioni e a chi, come i partiti che ci venivano descritti, punta a un futuro più democratico. In un modo un po', non so come dire, forse arzigogolato, forse formalistico, quelle istituzioni di ricerca che in qualche misura misurano la temperatura democratica del paese, nel caso della Thailandia ha elevato, ecco, il suo status dopo il 2019 da regime ibrido, quindi semi-autoritario, a una democrazia carente. Vorrei vedere negli occhi i nostri interlocutori che sono in Thailandia per capire se a loro torna questo riscontro. Direi di no, però insomma, democrazia carente ci si dice adesso. Questo però è significativo perché adesso naturalmente tutto si riallineerà, o meglio potrebbe riallinearsi, nella misura in cui le elezioni negli Stati Uniti producessero un risultato che fosse in discontinuità con la presidenza Trump. Perché è evidente che la Thailandia è un paese collocato su un crinale molto delicato di rapporti in cui loro hanno utilizzato questo termine di engagement complesso. Per forza, se sei la Thailandia, sei geograficamente legatissima a questo polo cinese che è inevitabilmente il tuo interlocutore, diciamo, più prossimo dal punto di vista geografico, ma la Thailandia è dal 2003 considerata dagli Stati Uniti uno dei maggiori alleati non NATO. Dunque è un perno molto rilevante nella politica di sicurezza statunitense, è un alleato vero e proprio, diciamo, non è un partner. Dunque chiaramente engagement è complesso. Per la Thailandia collocarsi dal punto di vista internazionale significa cercare di tenere il piede in due scarpe. Questo esercizio è sempre complesso, credo che di non rivelare nulla di nuovo. Evidentemente è polarizzante il tema delle relazioni con la Cina ed è polarizzato attivamente dagli Stati Uniti. Questo lo cito in conclusione anche poi con riferimento al nostro paese. Questa polarizzazione è problematica, mi pare sia di pochi giorni fa, ma chiedo conferma ai nostri colleghi giornalisti, la visita del ministro degli esteri cinese a Bangkok. È problematico perché evidentemente in mezzo a questa crisi, che comunque protratta, però è una situazione
politicamente molto critica per il governo thailandese, ricevere la solidarietà cinese oggi costa relativamente, ma anche perché l'amministrazione Trump, come dire, ha fatto ampi sconti, diciamo, a questo regime thailandese in termini di patenti di democraticità. Sappiamo che, come ragiona Trump, però gli americani hanno una presenza importante, hanno appena aperto un consolato generale nuovo a Chiang Mai, hanno investito su questo paese, stanno investendo. Un'amministrazione Biden potrebbe anche decidere, in discontinuità con quella attuale, di cercare in Thailandia una soluzione politica che fosse meno conciliante nei confronti dei cinesi. Perciò dico che una presenza cinese di solidarietà come quella di giorni scorsi è un mixed blessing, cioè è una benedizione, ma non è neanche detto, ecco, perché quello che potremmo vedere avanti, ed è importante come finirà la elezione del 3 novembre, negli Stati Uniti quello che potremmo vedere è invece che gli americani puntino molto di più sulla dimensione valoriale, che Trump non può interpretare molto bene perché contraddice la sua essenza come uomo politico, forse anche come uomo e basta, puntando su una dimensione liberale, democratica, in modo molto più, certamente strumentale anche in questo caso, ma in modo molto più assertivo. E non è facile per un paese come la Thailandia reggere in polemica con gli Stati Uniti. Non è detto che questo accada, però è uno scenario che secondo me, diciamo, è problematico. E chiaramente io credo, qualunque sia l'esito delle elezioni degli Stati Uniti, resterà vero il fatto che, come dire, il tema Cina è polarizzante. E questo è anche un modo un po' eurocentrico di vedere le cose, no? Si potrebbe dire l'opposto, il tema Stati Uniti è polarizzante, però in realtà l'egemone in carica è quello, e pertanto collocarsi rispetto a paesi emergenti come la Cina è problematico rispetto alla tradizione passata. Chiudo con un riferimento all'Italia in questo senso. Una delle dinamiche che a me hanno incuriosito di più, mi ha colpito di più nei mesi scorsi, e capitava ad aprile, se ricordo bene, quindi noi eravamo in lockdown, la situazione era critica a casa nostra, quindi insomma, si seguiva meno il mondo, ma ad aprile ci fu una polemica aspra sui social media, proprio tra i giovani, perché un famoso attore thailandese, Chivari, ebbe, non si capisce bene se per scelta o per caso, l'incidente di far uscire un commento e ritwittare una foto di Hong Kong parlandone come di uno stato indipendente. Quindi apriti cielo, come potete immaginare. La cosa interessante è questa, che la levata di scudi sui social media di queste falangi di soggetti cinesi, genuine, manipolate, manovrate, è però un tema che noi conosciamo, no? Lo conoscono molto bene, che so, Dolce & Gabbana, no? Questi movimenti di fortissima contestazione nei confronti di chiunque metta ad ombre una critica o una scelta che in qualche modo contraddice il politically correct secondo il Partito Comunista Cinese, è molto visibile. Noi leggiamo i giornali magari ancora, ci lavoriamo sui libri, ma per tutta la generazione giovane che viene scritta prima, queste polemiche online sono il pane quotidiano. È stato significativo vedere milioni di tweet su questa polemica, sulle scuse dell'attore, i giovani thailandesi che hanno poi ulteriormente rinfocolato la polemica. E questo ci ricorda che, esiste tutta una dimensione che è a metà tra la politica alta e la vera società civile, che è invece una mobilizzazione di individualità che però si muovono in modo massivo, che orientano fortemente e che premono fortemente sul pubblico dibattito, nel caso cinese, in modo assolutamente assertivo. Dunque, anche in questo senso, questa alleanza del tè al latte, così come si vuole far chiamare, che vi ripeto, dal mio punto di vista è fortemente strumentale, ma non di meno è un fatto sociale e politico che esiste, fa montare e lavora intorno a una dialettica che deve essere quella, diciamo, che nel loro intento, tra la società libera, aperta, incarnata da questi giovani, e una, diciamo, società di troll manipolati. Su questo, secondo me, noi ci troveremo a fare i conti come società italiana. Io credo che anche da noi, senza nessuna particolare polemica, però il tema Cina diventerà contundente nel dibattito politico e, tutto sommato, qui non ha ancora toccato la componente giovanile della nostra società, ma è un fatto da tenere monitorato, dal mio punto di vista. Grazie.
Credo che tocchi a me, anche se c'è stato un attimo di blackout. Va bene, intanto io vorrei ringraziare Pipan e i nostri amici Ursic, Bultrini e Andornino per le riflessioni che ci hanno offerto. Noi abbiamo deciso di fare sviluppare questa occasione di confronto, intanto per una ragione molto semplice, ma che soprattutto credo i nostri due amici corrispondenti potranno apprezzare, ed è la pervicace distrazione che il sistema dei media italiani hanno su tutto ciò che avviene nel mondo. In questi giorni, se uno sfoglia Le Monde, sfoglia Il País, sfoglia altri grandi quotidiani internazionali, hai le informazioni su cosa succede in Thailandia, su cosa succede in Nigeria, alla marcia dei contadini di Bogotà, per non parlare ovviamente degli Stati Uniti piuttosto che della Bielorussia, eccetera. E sui giornali italiani, ma questo non è di oggi, è purtroppo un limite che secondo me l'informazione italiana ha da molti anni, al di là di quello che la stretta attualità ti obbliga a seguire, per esempio le elezioni americane o le manifestazioni in Bielorussia, gran parte di quello che avviene nel mondo è ignorato. E in Thailandia sono avvenute, per come sono state anche richiamate e descritte, cose importanti invece. Io credo che sia giusto che si dedichi anche una capacità di riflessione, un'attenzione, una conoscenza a ciò che avviene in un paese pur lontano, che sta nel sud-est asiatico a migliaia di chilometri da noi, ma ormai viviamo in un mondo globale, in un mondo interdipendente. La nozione che una volta si usava nella politologia, le guerre locali, non esiste più, perché tutto ciò che è locale in realtà investe la vita del mondo. Quindi qualsiasi evento, anche lontano da noi, in paesi che conosciamo di meno, che non sono magari potenze come lo sono la Russia o la Cina o gli Stati Uniti, sono fatti che interagiscono, che intervengono, che hanno un impatto sulla vita del mondo e quindi anche sulla nostra vita, ed è giusto quindi dedicarvi attenzione. La Thailandia poi è un paese importante in realtà. Come sappiamo, è stato ricordato dall'ambasciatore Pipa, l'unico paese del sud-est asiatico e l'unico tra i tanti paesi asiatici che non ha mai avuto colonizzazione, quindi forte di una storia, di una cultura, di una civiltà millenaria, di cui il paese è orgoglioso e che rappresenta un tratto di identità importante. Un paese che prima dell'esplosione cinese è stata una delle grandi tigre asiatiche. Negli anni 90, no? Thailandia, Taiwan, Singapore, Hong Kong erano le grandi tigre asiatiche e la Thailandia era tra queste. Quindi un paese che ha conosciuto negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, un processo di modernizzazione, di sviluppo, di crescita molto grande, anche se tuttora il principale settore economico è l'agricoltura, che rappresenta il 42% del PIL thailandese. Però basta andare a Hong Kong. Hong Kong, tu arrivi in una città che appunto i grattacieli e tutte queste cose qui ti dà l'idea, no? di un paese che ha conosciuto un processo come la Corea, come Taiwan, come eccetera, eccetera. Un paese molto dinamico, che conosciamo. Un paese interessante anche dal punto di vista politico, perché... Piero, ti si sente molto male. Aspetta, provo a mettere il microfono. Io sento bene. Mi sentite meglio così? Mi sentite? Sì? Sì, sì, sì. Prima mi avete sentito o devo ripetere? Non voglio tediarvi. Io ho sentito. Avete sentito? Sì. Gli ultimi 2-3 minuti li abbiamo persi, forse. Non ho capito. Gli ultimi 2 minuti forse li abbiamo persi. Quindi la Thailandia è un grande paese, un paese che ha una storia, l'unico paese appunto che non ha conosciuto colonizzazione tra i tanti paesi asiatici, è l'unico del sud-est.
una delle grandi tigri negli anni 90 dello sviluppo economico insieme alla Corea, insieme a Hong Kong, Taiwan, Singapore, eccetera, un paese dinamico, dinamico dal punto di vista economico, interessante anche dal punto di vista politico, nel senso che ci sono tutti i problemi che adesso ci arriverò anch'io, che hanno determinato questo nuovo movimento di giovani e di contestazione, che è un fatto molto importante, ma un paese che ha espresso in certe fasi anche, come dire, una classe dirigente politica interessante. Io ho avuto modo di conoscere, quando ero inviato speciale dell'Unione Europea per la Birmania, Kasit, che è stato il ministro degli esteri della Thailandia per un certo periodo. Uomo tutt'altro che banale, uomo che, diciamo, esprimeva una cultura politica abbastanza significativa, per fare un esempio. Quindi, dentro un sistema politico molto ingessato, ingessato perché, va bene, c'è la centralità della corona, come avete già detto, ancor più ingessato con il precedente re, che aveva, come dire, un rispetto, un riconoscimento sacrale nel paese, ingessato dalla presenza dei militari, che tra l'altro con la riforma costituzionale del 16 hanno preso, diciamo, più potere, e che compongono un terzo del Parlamento. Tra l'altro, lo dico perché Boldrini lo sa, perché ha seguito Myanmar tanti anni, la norma di un terzo del Parlamento dei militari che è stato adottato nella Costituzione del Myanmar è stata presa dalla Thailandia, non è stata un'invenzione dei generali birmani, tanto per fare un esempio. Quindi anche un paese che in qualche modo ha fatto da punto di riferimento per alcuni aspetti nei confronti di altri paesi, e quindi un paese interessante. Un paese che, tuttavia, appunto, è stato caratterizzato da una forte ingessatura politico-istituzionale, da un dinamismo economico di impronta fortemente liberista, e questo caratterizzato dal forte rapporto che Thailandia ha sempre avuto con gli americani, con gli Stati Uniti e con gli investitori occidentali. Diciamo, i primi significativi investimenti di decentramento produttivo in Asia dell'industria americana e europea sono stati in Thailandia, prima di poi espandersi in tanti altri paesi. Quindi, da questo punto di vista, è un paese che appunto ha delle caratteristiche che, da un lato, lo fanno orgoglioso e forte delle proprie tradizioni e della propria civiltà, che è un tratto di identità importante che non va mai, diciamo, dimenticato. Peraltro, un paese che è cresciuto enormemente con un meccanismo di economia di mercato liberista che lo ha molto ancorato dal punto di vista della sua relazioni economiche, perfino dal punto di vista della sua dipendenza economica con le economie occidentali. E dall'altra, però, un paese asiatico, e quindi che naturalmente, tra l'altro, è incastonato in quel sud-est asiatico che sta tra le due grandi potenze, che sono India e Cina, e che quindi risente di tutte le ciò che accade, in particolare dalla presenza cinese nell'area. Quindi un paese che, diciamo, per tutti questi aspetti è un paese interessante. Quello che accade lì non accade soltanto mai solo per la Thailandia. Ecco, questo è un punto che forse dobbiamo avere presente. Questa esplosione di movimento giovanile, che, diciamo, è stato già descritto, e che ha avuto anche un riscontro politico nel successo elettorale di questo partito nuovo, no? Future Forward, no? Che è diventato il terzo partito del paese con 80 di parlamentari, e questa esplosione rappresenta un elemento certamente di novità. Favorito da cosa? Beh, favorito intanto dal fatto che questo nuovo re non ha la sacralità del padre e della dinastia, anzi, tutti gli aspetti li conosciamo, un autocrate assolutamente privo di qualsiasi rapporto reale col paese, diciamo autocentrato sulla gestione delle sue ricchezze, del suo potere e della sua vita personale, amante, diciamo, di ogni lusso e ogni sfarzo, spesso
residente in Baviera piuttosto che in Thailandia, insomma con tutte fortemente, diciamo, connesso a cerchi centri di potere corrotti. Quindi da questo punto di vista non c'è minimo dubbio che la sacralità che aveva il precedente re, voglio dire, questo non ce l'ha. Quindi questo è certamente un punto che secondo me ha giocato nel determinare questo nuovo scenario. Secondo, un'insofferenza, credo, verso il peso prevalente che i militari hanno via via avuto dal 2016 in poi, e che si è rivelato anche questo un elemento di gessatura del paese che contrasta con le aspirazioni, le ambizioni, le aspettative soprattutto di una giovane generazione. Credo che la vicenda Covid abbia inciso non tanto per la diffusione del contagio, ma per le conseguenze che ha avuto sull'economia del paese, perché il paese si è chiuso, le previsioni sono internazionali sono di un decremento del prodotto interno lordo di circa tra l'8 e il 10% quest'anno, quindi cosa che incide nella vita di tanta gente, e poi, diciamo, un sistema appunto politico ed economico molto, come dire, controllato, molto irrigimentato, che offre pochi spazi di innovazione, soprattutto a una giovane generazione. Ora, tutto questo ha prodotto il movimento che abbiamo visto. Un movimento che intanto ha avuto l'intelligenza, per tante ragioni, di muoversi su un terreno sostanzialmente non violento e pacifico, come Hong Kong, come altri movimenti di questa stagione politica, come in Bielorussia, anche se in un contesto del tutto diverso, cioè movimenti di società civile che assumono un profilo di non violenza e di modalità pacifiche, anche perché sanno che se dovessero andare incontro, diciamo, a uno scontro e a dinamiche repressive, ne sarebbero stritolati. Quindi, ovviamente, però, un movimento che ha queste caratteristiche. Un movimento che ha, come Ursic lo descriveva, mi pare bene, anche Boltrini, che via via è stato capace di coinvolgere una generazione, anche quella meno politicizzata, anche quella che fino a poco tempo fa poteva sentirsi distratta dalla politica, e che invece, diciamo, è stata coinvolta e presa, come sempre accade quando un movimento giovanile sorge, poi una capacità di attrazione di una generazione, no? È stato così anche per il movimento studentesco, per noi, quando lo abbiamo fatto, tanto per fare un esempio. Quindi una generazione che è scesa in campo. Dopodiché questa generazione non esprime ancora una leadership politica, questo mi pare evidente, che si possa proporre come leadership politica in qualche modo alternativa o di opposizione politica. È un movimento che quindi nell'immediato difficilmente produrrà quei mutamenti che rivendica, come ricordava Ursic. Però io credo che è un movimento che ha un futuro, ha una prospettiva, proprio perché intanto è costituito da una giovane generazione, e questa giovane generazione ha la voglia di costruirsi un futuro, di costruirsi il suo futuro. E quindi probabilmente entreremo in una fase in cui questo movimento sarà più carsico, no? In qualche modo, sarà meno visibile, forse meno nelle piazze, meno dimostrante, diciamo così, ma non sparisce. Il camperlaia per parecchio tempo. Ma non sparisce. Io penso che c'è un microfono aperto, se qualcuno lo chiude meglio. No? E c'è, secondo me, appunto un movimento che rimarrà e che è una, come dire, è un'opportunità per il futuro di questo paese. Io sono d'accordo con quello che diceva Ursic, e anche Boldrini mi pare avesse lo stesso tipo di analisi, e quindi io penso che bisogna guardare a questo movimento con simpatia, seguirlo, vedere anche che tipo di evoluzione avrà. Le relazioni che Andornino ha, diciamo, evocato tra quello che succede ad Hong Kong e quello che succede lì, probabilmente possono avere evidentemente un'influenza, però io penso che non è un movimento che si spegne, non è una situazione che si chiude. Questo movimento ha buttato dei semi, questi semi devono fruttare, non frutteranno in un tempo breve, però io penso che, diciamo, possono fruttare in un tempo medio, e quindi essere vettore di un cambiamento che
e di un vento di cambiamento che espirerà anche in Thailandia. E qui mi fermo. Fassino, abbiamo ancora qualche minuto, se anche gli altri panelisti sono d'accordo, per fare magari un rapido giro di tavola, minuti ciascuno, e proporrei per questo un paio di temi. Il primo, direi, soprattutto durante, visto da questa parte, il movimento di giovani, di ragazzi, che non possono che destare, e di fatto l'hai detto anche tu, Piero, simpatia da parte di chi osserva, gli osservatori, e come dire, propugnano delle libertà di carattere liberale che non è simpatia. Quello che mi chiedo è se non sarebbe opportuno o non sarebbe auspicabile o non sarà possibile che da parte europea, da parte esterna, si manifesti in qualche maniera, non certo un supporto di tipo politico, che non sarebbe certamente come dire, il compito, un'interferenza probabilmente non opportuna, ma comunque una simpatia, e comunque l'auspicio che questo movimento si possa sviluppare in maniera democratica. E la seconda cosa che chiedo, questo di carattere più interno thailandese, è: ma c'è stata, tanto come e in quale maniera un eventuale schieramento da parte europeo di simpatia nei riguardi di questi giovani possa influire sul comportamento delle autorità thailandesi, e sempre parlando della realtà thailandese, se ci sia o si sia manifestato o sia possibile un certo tipo di raccordo fra questo movimento Future Forward, che è quel partito che abbiamo detto prima, e quindi i suoi rappresentanti, ed eventualmente anche quelli del Pue Thai, cioè il partito principale, partito di opposizione che fa capo all'ex premier Thaksin. Su questi due temi inizierei di nuovo un giro di tavola, iniziando da Raimondo Butti. Il microfono, Boultrini, il microfono. Raimondo, non ci si sente, microfono, Raimondo. Devi fare unmute. Così mi sentite? Sì. Sì. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Ecco, allora va bene. Io Vai. Dicevo che la simpatia che l'Europa dovrebbe in qualche modo sviluppare, l'Europa in senso come istituzioni anche, non soltanto come gente, perché c'è già sicuramente, verso movimenti come questi che chiedono delle riforme importanti, più che simpatia io userei l'espressione interessato solidarietà, non verso i giovani soltanto, ma verso tutte le società che cercano, come in Thailandia, di porre fine a delle situazioni, diciamo, anacronistiche, per usare un termine. Perché noi non dimentichiamoci che il potere della monarchia è così forte che, diciamo, diventa incostituzionale, tra virgolette, nel momento in cui si occupa di politica, quando nella legge che fu fatta per rendere la monarchia costituzionale fu esplicitamente detto che il re non interviene nella politica del regno. Sì, c'ha un ruolo cerimoniale, dà la sua benedizione ai primi ministri, eccetera, eccetera, però il potere della monarchia va capito, perché è lì un po' la chiave anche per questi studenti, no? Che hanno capito ovviamente meglio di noi, essendo thailandesi. Il potere della monarchia non è soltanto politico, è anche religioso.
sappiamo che ci sono due grandi sette, due grandi scuole del buddismo in Theravada, in Thailandia, e una è quella che poi esprime quasi sempre il gran patriarca, quindi diciamo il capo del buddismo tibetano, diciamo, scusate, thailandese. Questa nomina, prima, fino a pochi anni fa, fino al 2016, era fatta dai senior monks, dai monaci più importanti. Su loro indicazione il primo ministro approvava e il re benediceva. Ora no, è all'opposto. Il re praticamente indica chi deve essere il gran patriarca. E il gran patriarca è sempre un membro di questa famosa scuola Dhammakaya, che è di fatto Dhammakayut, probabilmente per la pronuncia, che di fatto è stata creata dal quarto monarca della dinastia. Quindi se tu attraverso la religione controlli anche il paese, voglio dire, certamente hai un punto di vantaggio. Non dimentichiamoci che i tre pilastri del paese sono: uno, la nazione, che viene identificata, come abbiamo anche detto in tutti questi minuti, nell'AMMAT, quindi la elite della nazione, nella monarchia e nella religione. Questi sono i tre pilastri. Quindi se la monarchia influisce in quella degli AMMAT, influisce sulla religione, ecco che diciamo qui abbiamo la risposta a tutte le inquietudini, a tutte le domande che questi giovani si fanno. Ma a che cosa ci serve un re? Diciamo, ecco, se è un re saggio, come poteva essere il padre, poi dopo lì anche ci sono ovviamente molti altri risvolti, perché lui è stato uno dei, diciamo, delle persone che ha appoggiato più colpi di Stato al mondo, probabilmente. Quindi voglio dire, insomma, ce ne sono stati 13, ecco, di cui 12 fatti sotto di lui. Adesso questo nuovo, cioè anche l'ultimo fu fatto sotto di lui nel 2014, di cui parlava Urzic, ma quello lì fu fatto sotto di lui, come dire, in condizioni ormai veramente di un uomo anziano, malato, stanco di tutto, anche deluso da tutto, che non aveva nemmeno il potere di non far salire sul trono suo figlio. Pronto? Sì. Ecco. Ok, grazie Raimondo. Volete che continuo? No, sì, no, abbiamo, non credo dobbiamo rispettare dei termini. Passo, diciamo, che io, diciamo, prendo solo degli aspetti, però diciamo, per capire l'importanza veramente della Thailandia, bisogna capire quanto una monarchia di questo tipo, feudale, ancora legata ai rituali, alle uniformi, il re si è preso due reggimenti dell'esercito e li ha fatti diventare guardie reali. Ora, diciamo, ha una flotta di 38 aerei, elicotteri, caccia, e va bene, quello lasciamo stare. Ma paga le sue spese, anche degli alberghi tedeschi, eccetera, con i soldi dei contribuenti thailandesi, senza mai intaccare i soldi della corona, quelli che gli spettano, e che gli arrivano anche dalle tasse dei cittadini, non solo dalle tasse, ma anche dalle donazioni che sono di fatto obbligatorie. Ora, ecco, se l'Europa non ha simpatia per un movimento che dice, ragazzi, perché ci dovete prendere i soldi? Il re è nudo oggi, lo è di fronte al mondo. Se noi lo vogliamo vedere, lasciamolo che lo vedano soltanto i ragazzi. Magari lasciamoli anche uccidere. Forse. Grazie Raimondo. La parola ad Alessandro Urci. Sì, riguardo l'influenza e l'interesse dell'Europa, beh, chiaro, anch'io da giornalista auspico che più gente si interessi all'Atalandia, sia dal punto di vista appunto della popolazione che delle istituzioni. Al momento, in effetti, questo movimento, certo, ha fatto notizia, ne ho scritto anch'io, ne ho parlato alla radio, però in qualche maniera rimane un paese che è sempre lontano dall'Italia, la Thailandia, che politicamente non è inseribile in nessun parametro noto, diciamo, alla politica europea. È visto come un paese lontano, esotico, tanto che appunto il re e le sue bizzarrie, le sue eccentricità fanno notizia, ma spiegare il contesto storico, politico, insomma, in qualche maniera è una lunga storia, si fa fatica a raccontarla anche negli articoli di durata breve, ovviamente, ma in qualche maniera c'è qualcosa tra la lontananza fisica, geografica e politica che non fa, insomma, non prende, diciamo, l'europeo medio. Riguardo alla risposta delle istituzioni europee o dei singoli stati europei,
Io dubito che ci saranno cose grosse, in qualche maniera ci sono state ovviamente delle conseguenze diplomatiche di breve termine dopo il golpe del 2014, ma poi pian piano che si è andati verso a un percorso formalmente democratico con appunto le elezioni eccetera, i paesi europei insomma hanno fatto a gara quasi a tornare a avere relazioni normali, insomma ci sono interessi economici che non nessuno vuole sacrificare. Interessante il ruolo della Germania però, perché appunto il re vive in Baviera e in sostanza nelle ultime settimane dalla Germania sono giunti segnali abbastanza forti di una, insomma, che la pazienza sia finita, perché è stato il ministro degli esteri tedesco, in particolare in Parlamento, Heiko Maas, che insomma ha detto non è accettabile che un capo di Stato straniero faccia attività politica dal nostro paese. Ed è un certo tipo di attività politica, insomma, perché ovviamente più vanno avanti le proteste, più le disuguaglianze, l'appropriazione di potere, che in sostanza il re ha fatto negli ultimi anni, anche il suo beneplacito alla giunta militare, insomma è chiaro che l'Europa sta a guardare adesso come vanno avanti le cose, però in particolare la Germania che ha, se vogliamo, il potere di fare qualcosa, di intimare in qualche maniera al re, insomma, di fare qualcosa, o conseguenze diplomatiche, non lo so, limitare i visti a sua disposizione, quello potrebbe avere un effetto. Altre cose non credo che possano avere un grande effetto dal punto di vista della giunta thailandese. Riguardo alla seconda domanda, l'influenza del Pheo Thai, del partito di Thaksin, è interessante perché chiaramente sarebbero alleati naturali. E alle manifestazioni degli studenti, in particolare alcune un mese fa, si era notata una certa presenza di nostalgici delle camicie rosse pro Thaksin, insomma la classica zia, nonna, con la maglia rossa, insomma, 50-60 anni. Ce n'era qualcuno. Poi, ultimamente, se ne sono visti di meno. Si dice anche che, in qualche maniera, il partito Pheo Thai si sia un po' tirato fuori, non voglia gettare il suo peso dietro il movimento, perché, in qualche maniera, Thaksin, l'ex premier, vive ancora all'estero, ha degli interessi economici qui, quindi se probabilmente appoggia il movimento, anche se gli interessi economici qui potrebbero essere compromessi. E dall'altra parte, lo stesso movimento di giovani non è che vuole esattamente il sostegno dei Thaksin. In qualche maniera, certo, alcuni obiettivi sono in comune, però se si passa la palla di un movimento genuino, in sostanza senza leader, o comunque di leader di 20-25 anni, molti dei quali già in carcere, se la si passa la palla alla macchina di Thaksin, appunto un politico con una certa esperienza e bagaglio anche ingombrante dal punto di vista di come visto, specie dai suoi nemici in Thailandia, vuol dire in sostanza darsi in pasto al nemico della serie A, ecco, siete gli stessi di prima, insomma, in qualche maniera Thaksin è stato demonizzato per anni in questo paese, quindi il fatto che ci siano facce nuove che non hanno nessun legame con le proteste precedenti gioca a loro favore, probabilmente non darebbero il benvenuto a, diciamo, un appoggio chiaro da parte di Thaksin. Grazie per la risposta. La parola al professor Andornino. Grazie. Forse l'unico punto su cui io mi sento di poter reagire è questo, che nella dialettica, diciamo, che contrappone la piazza al palazzo, una delle variabili più delicate è quella di chi riesce a intestarsi la natura patriottica di quanto avviene. E tipicamente il discrimine si va a situare tra coloro che argomenteranno che chi destabilizza l'ordine certamente non è un patriota e quindi una chiamata dietro la bandiera o in questo caso dietro la bandiera e al trono, che come ci veniva ricordato dai corrispondenti è comunque un richiamo che affonda nelle generazioni non giovanissime in una tradizione molto consolidata e invece chi reclama e rivendica la natura patriottica della protesta perché guarda al futuro della patria, diciamo così. Su questo si innesta la polemica politica internazionale, è una dialettica che è molto più forte di quanto io credo la più parte di noi non sia consapevole. Esiste da parte di quei paesi dove è al potere un regime autoritario una concezione che io non credo che sia del tutto priva di fondamento, e per cui laddove si verificano proteste di piazza strutturate e protratte nel tempo, vi sia una altro che simpatia
una longa manus direttamente di soggetti stranieri che sono interessati alle volte anche semplicemente ad agitare, diciamo così, a poter intestarsi o comunque a poter spendere moti che sono che nascono per motivi endogeni all'interno di una società, come ci è stato molto ben spiegato, però poterli strumentalizzare, utilizzare anche per, come dire, stimolare, se vogliamo così, un revival di attenzione e di solidarietà regionale, che poi cerca e può in qualche modo condizionare altre realtà, altri paesi. Ed è questo appunto il motivo per cui prima mi riferivo alla tematica di questa peculiare allineamento tra terra e realtà come quelle che abbiamo descritto. E qui appunto se io vedo, mi calo e faccio l'avvocato del diavolo di chi reagisce tipicamente con questo tipo di risposta, i cinesi ti diranno questo che sta avvenendo è un tentativo, nella migliore delle ipotesi, di evoluzione pacifica, cioè di intervento nella dinamica politica interna al fine di collocare in posizioni di potere. Io per esempio non sono completamente d'accordo sull'idea che non ci possa essere un compromesso o un punto di caduta che non sia il bagno di sangue o che restino questi e tutto rimanga così com'è. Sono d'accordo sul fatto che i semi fruttificheranno nel medio periodo, ma non escluderei la possibilità che ci possano essere forme creative diciamo così, per creare un cambiamento rispetto all'assetto sclerotico attuale senza però mettere il paese in mano ai 25 anni. Queste vengono di solito cucinate non in piazza ma a riparo da occhi indiscreti. Se questo avviene, come dire, o le pressioni di piazza attraverso cui questo processo si verifica vengono spesso considerate a Pechino e non solo a Pechino come in qualche modo oggetto di attenzioni puntuali da parte di altre cancellerie europee, tipicamente Washington. E quindi ecco, torno sul discorso del patriottismo. La dialettica che secondo me vedremo, e non sarà solo in Thailandia, ma adesso si parla di questo, certamente lì mi pare probabile, è proprio su chi riesce a intestarsi o chi riesce ad avere l'argomentazione più forte quando si tratta di capire chi è il patriota. E per un paese che non ha mai avuto, come ci avete tutti ricordato, una storia coloniale, questo è un tema non banale, perché evidentemente essere percepiti, c'è un problema di essere percepiti troppo appoggiati, troppo spinti, troppo sostenuti da forze esterne per tutte e due le parti in gioco, quindi per chi ha il potere e per chi protesta in piazza, e questa paternità esterna è tema scivoloso, delicato. E quindi la battaglia è anche molto una battaglia di discorso. Quindi, se posso chiusare, dal mio punto di vista, come dire, il silenzio che Piero prima stigmatizzava della stampa occidentale è anche un po' strano e peculiare, magari non durerà, nella nostra, non quella occidentale in assoluto, nella nostra. Perché il tema del discorso, cioè il tema di come viene articolato e presentato alle opinioni pubbliche occidentali, quello che avviene è il campo di battaglia, molto prima e speriamo l'unico, sperando che non ci siano invece cadute nella violenza di piazza. Quindi si vince sulla costruzione del discorso e delle pressioni che arrivano attraverso l'intestarsi, la protesta secondo codici di valore morale in questo senso. Piero, a te la parola. Ma brevemente, l'Europa soffre in questo momento di due limiti, diciamo, nella sua attenzione verso la Thailandia. Il primo limite è un limite strutturale. Noi sappiamo che il punto di maggiore debolezza della costruzione europea sta nella sua coesione in materia di politica estera. L'alto rappresentante, l'attuale come i precedenti, che ricordo non vengono chiamati formalmente ministro degli affari esteri europeo, come effettivamente è, ed è significativo che i paesi europei, nominando un ministro degli esteri europeo, non abbiano voluto che si chiamasse ministro degli esteri, no? Ed è la conferma della difficoltà di costruire una politica estera europea riconosciuta dai paesi dell'Unione. Ogni paese tende ad affermare in primo luogo le proprie prerogative nazionali ed è fortemente geloso della propria sovranità in materia di politica estera, e questo naturalmente rende l'Unione Europea molto debole quando deve affrontare
temi di politica estera, tanto più che tra l'altro quando deve esprimere una posizione la deve assumere all'unanimità e questo rende ancora più complicato tra 27 paesi che l'Unione Europea di fronte sia difficile riesca a esprimere una posizione che vada al di là di qualche diciamo comunicato, lo vediamo sulla crisi libica, lo vediamo su mille cose. E il secondo limite è che in questo momento l'Europa è molto, diciamo, molto presa da quello che accade ai suoi confini, tutte le turbulenze che investono il Mediterraneo. Il Mediterraneo, sappiamo, non è mai stato un mare tranquillo, ma è la prima volta che dallo stretto di Hormuz allo stretto di Gibilterra è una sequenza di guerre, conflitti e instabilità. La criticità dell'Iran, la fragilità dell'Iraq, la guerra civile in Yemen, la guerra in Siria, l'instabilità del Libano, l'instabilità, la guerra in Libia, l'instabilità in Algeria e in Tunisia, la situazione particolarmente critica nel Sahel, la fragilità del Corno d'Africa. Cioè non c'è, no, un'area di quel grande scacchiere mediterraneo-medio orientale che non sia investito da instabilità e crisi. E questo naturalmente è per l'Europa un dossier primario, perché tutto ciò che accade in quest'area che ci è immediatamente contigua è evidente che impatta sull'Europa. Poi c'è la crisi bielorussa, la crisi russo-ucraina, il processo di allargamento ai Balcani. Quindi una serie di, diciamo, di temi nell'agenda internazionale rispetto ai quali la Thailandia è lontana, è distante, quindi obiettivamente no, non è nella priorità dell'agenda. Che non vuol dire che sia giusto, voglio solo dire fotografo una realtà. Aggiungo una cosa. L'Unione Europea, quando si occupa di situazioni, sia che siano situazioni in Europa o nel giro del mondo, si pone il problema naturalmente di avere degli strumenti e se deve agire per favorire un'evoluzione in senso democratico, di rispetto dei diritti umani, eccetera, eccetera, è abituata a usare uno strumento che in Asia è privo di qualsiasi efficacia, che è lo strumento delle sanzioni. La diplomazia europea e occidentale, tra i suoi strumenti, ha quello delle sanzioni. E non ha ancora, secondo me, introiettato fino in fondo il fatto che è uno strumento che ha una validità e una legittimazione solo in Occidente. In Asia non c'è nessun paese asiatico, non solo che accetta le sanzioni, ma che le adotterebbe mai nei confronti di altri. Io l'ho vissuta questa esperienza quando ero rappresentante europeo per la Birmania. Verso la giunta militare birmana, particolarmente dura, dittatoriale, sanguinosa, l'Occidente, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, l'Australia, il Giappone, decisero di mettere le sanzioni. Quando io andavo per i paesi asiatici, Thailandia, Indonesia, Singapore, Malesia, Vietnam, eccetera, la prima cosa che mi dicevano i miei interlocutori, da cui io ero andato a discutere di come insieme potevamo far evolvere la situazione in Birmania, era: sapete che c'è, tirate via queste sanzioni, perché per noi quello sono un problema, non sono uno strumento. Perché dico questo? Perché strumenti per influire, per premere su una vicenda come quella thailandese, a parte che oggi non si pone minimamente il problema delle sanzioni, ma ho fatto questo per far capire qual è la ragione, non è facile averli. Quindi puoi avere un'attenzione, devi manifestare, e io credo che lo si debba fare, fin qui lo si è fatto poco, o se non lo si è fatto, una simpatia verso questo movimento giovanile e di rottura che si sta democratica che si sta manifestando. Gli strumenti concreti e operativi con cui l'Europa può incidere non sono tantissimi, perché certo l'Europa ha delle relazioni economiche importanti come la Thailandia, ma l'unica cosa che non può fare è adottare sulle sue relazioni economiche, esatto, quegli strumenti come gli strumenti sanzionatori che in Asia non hanno nessun tipo di valore e di incidenza. Quando vi racconto anche questo episodio perché è significativo. Quando io fui nominato inviato per l'Europa per la Birmania, una delle cose, e
la linea dell'Occidente era sanzioni, 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 sperando che questo facesse cadere il regime birmano, io mi posi il problema di sapere quali erano gli effetti. E fece una riunione con i presidenti della Confindustria italiana, inglese, francese e britannica, cioè i quattro principali confindustrie europee. E disse, con queste sanzioni che sta succedendo? E uno di questi mi rispose con un esempio lapidario. Voi sapete che la Birmania è un grande produttore di rubini, i più bei rubini al mondo, i migliori come qualità, vengono dalla Birmania. Perfetto. E uno di questi quattro presidenti dice, sa che c'è? Che noi continuiamo a comprare i rubini birmani, solo che non potendoli comprare dai birmani, li compriamo dagli mediatori thailandesi pagandoli il 30% in più. Finito. Chiaro. Cioè, in Asia non hai l'efficacia di questo strumento, che è uno strumento di pressione. E altri strumenti, quindi non è uno strumento che tu puoi usare, tanto più rischieresti di compromettere semplicemente le tue relazioni economiche, che sono forse il punto di maggiore forza che tu hai nel rapporto con un paese asiatico. Sul piano politico le relazioni sono molto tenui e distanti, e anche qui, attenzione, vi racconto quest'altro episodio, sono tutte cose che sono significative nella loro valore simbolico. Quando appunto assunsi quell'incarico, feci un giro degli ambasciatori dei paesi asiatici a Ginevra, perché ero andato a Ginevra alla riunione del Consiglio dei diritti umani, eccetera, e approfittai e feci un giro di colloqui con i rappresentanti degli ambasciatori dei paesi asiatici per discutere del Myanmar, diritti umani. L'ambasciatore indiano, cioè l'ambasciatore del più grande paese democratico del mondo, dal punto di vista almeno demografico, mi guardò e mi disse, scusi, ma lei è italiano? Dice, sì. Europeo, sì. Si sta occupando del Myanmar, sì. Ma lei non pensa, voi non pensate che voi europei in Asia avete già fatto troppi danni? È chiaro qual è l'atteggiamento. Allora, anche questo è un punto. Cioè l'Europa, quando si occupa di Asia, deve sapere che c'è una storia, un retaggio di tipo coloniale, eccetera, eccetera, che pesa. Che pesa. Pesa meno sulla Thailandia, che è un paese che è mai stato dominato colonialmente, benissimo, ma in generale è un tema. Quindi io penso che bisogna sollecitare e insistere i governi europei, l'Unione Europea, ad avere verso la Thailandia e più in generale verso il continente asiatico e la sua evoluzione politica e non solo economica, un'attenzione molto maggiore di quella che ha oggi. Bisogna sapere che deve essere molto un'attenzione positiva, un'attenzione di moral suasion, un'attenzione di sostegno attivo, no? Di accompagnamento positivo, e non può, difficilmente può essere una cosa diversa che rischierebbe di essere inefficace o addirittura controproducente. Io ringrazio davvero ancora tutti coloro che ci hanno seguito e soprattutto Ursis, Multrini, Andornino e Pipan per queste due ore di riflessione sulla Thailandia che il CESPI si propone naturalmente di continuare ad avere nella propria attività. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. La Thailandia non è così più misteriosa, esotica e remota di come era prima di questa nostra chiacchierata. Grazie.